Dal 25 maggio torna Futuro Remoto, la festa della scienza a Piazza del Plebiscito. Ci racconta tutto Gianni Occhiello. Dal 25 al 28 maggio in Piazza Plebiscito è Futuro Remoto, la presentazione con una conferenza stampa nella sala del Consiglio della Università di Napoli. Connessioni, il titolo di questa 31esima edizione. Un tema di grande portata, anche sociale. Non è soltanto un evento culturale, è un grande evento culturale, ma soprattutto è un messaggio. Con le connessioni si può fare cose belle. Tanta cultura per dimostrare che siamo una grande piattaforma. La manifestazione di Città della Scienza, insignita della medaglia del Presidente della Repubblica, da quest'anno è in collaborazione con Regione e diverse università della Campania. Viviamo in una società che è iperconnessa in maniera virtuale, ma deve rafforzare invece le sue connessioni culturali, di trasmissione del pensiero, dei saperi, per fare in modo che la società possa crescere. 2000 i ricercatori, 12 isole tematiche, 9 padiglioni, 10.000 dimostrazioni ed esperimenti, 60 le imprese per parlare di nuove tecnologie. Tante le scolaresche coinvolte. Nel 2016 furono 230.000 i visitatori, un dato destinato ad essere superato quest'anno.